Bene, riprendendo un discorso che ho avviato, bisogna dire in secondo luogo che si deve distinguere accuratamente l'elemento universale della mistica da ciò che è particolare. Mi spiego. Se accetto appunto come mistica i vari testi o documenti, insomma, delle infinite rivelazioni, visioni e quant'altro che ci sono state testimoniate nei secoli, io mi trovo di fronte a un universo assolutamente molteplice, infinito. Dove, ad esempio, le cosiddette visioni o esperienze, rivelazioni del divino mi danno luogo a un divino che è in mille modi, in mille un modo. Cioè, ciascuno in pratica, ciascuno o ciascuna ha un Dio che si rivela in un modo particolare, lo vede in un modo particolare. In cui si finisce per non raccapezzarci, cioè qual è allora quello che vale? Se sono tanti e così moltiplicati, così diciamo molteplici, abbiamo di fronte cosa? Beh, un antico filosofo l'aveva già detto, dice, insomma, gli etiopi si raffigurano gli dèi con la carnagione scura, i capelli crespi, eccetera. Cioè se lo raffigurano come sono loro, insomma. Mentre i tracci, si raffigurano gli dèi biondi e con gli occhi azzurri, cioè come sono loro, no? Va bene. Cioè, se si va in questa direzione, cioè dove il mistico è confuso col visionario, col sentimentale, diciamo l'esoterico, ecco, per carità, vero? Si cacci assolutamente, ora cercherò di dirlo, si respinga la commistione di mistica e esoterismo. Se si percorre questa strada, si va in un mare magnum di grande confusione, dove, lo dico con una certa, come dire, spirito critico, dove naturalmente c'è pascolo infinito per chi si occupa semplicemente di letteratura, e va benissimo, no? È chiaro, io qui ho un infinito materiale, se si parla di testi, da analizzare, su cui scrivere, questo, quello, così, cos'è, eccetera, eccetera, benissimo, tutto. No, una cosa è alla sua assoluta legittimità, però vuol dire, si ferma lì perché non posso chiedere, come dire, valore di verità. Sarebbe come dire, bellissimo, che so io, l'Orlando Furioso, so, dico la prima cosa che mi viene in mente, lo studio, posso studiare tutta la vita, sto per. Poi però finisce lì, che non credo che si vada a cercare verità, verità nell'Orlando Furioso, per dire una cosa seria, Poi naturalmente molte sono delle stupidaggini, molto peggiori. Allora dicevo, quindi teniamo presente, va tenuto presente una cosa su cui dirò due parole. Mistica è lo stesso che filosofia. Non sono due attività, diciamo, opposte, separate, come per tanto tempo si è pensato, no? Cioè, che la filosofia lavorasse con la ragione, fosse un'attività, insomma, intellettuale di persone normali che adoperano l'intelligenza, e invece la mistica fosse un terreno, appunto, innanzitutto affidato più, come dire, al sentimento che alla ragione. E poi, ripeto,
qualche cosa non è razionale perché è fatto esso stesso e anche rimanda a qualche cosa che non è controllabile con l'universale della ragione, no? Ma anche qui ripeto, magari belle, che so io, le visioni di un nome a caso, il Degarda di Bingen, va bene, però sono, questo non so, la filosofia la fa Aristotele, Kant, eccetera, eccetera. Però guardate, naturalmente su questo sarei d'accordo anch'io, perché, ripeto, noi non dobbiamo cercare nella storia della mistica il materiale visionario. Dobbiamo cercare un altro materiale che esiste, profondissimo, ed è invece di carattere assolutamente razionale, assolutamente razionale. Farò qualche nome, poi, perché queste conversazioni non voglio certo far lezione, ma so, anche per dare dei riferimenti. La cosa fondamentale però è questa, e la dico semplicemente ma con chiarezza. Platone, filosofo, semmai ce n'è stato uno, Platone dice esplicitamente in uno dei suoi dialoghi più famosi, che poi è il dialogo sull'immortalità dell'anima, dice nel Fedone che coloro che filosofano rettamente si esercitano a morire. Traduzione letterale, non sto a dirla in greco, ma chi volesse la può facilmente trovare. Fedone 67. Quelli che rettamente, ortos, proprio filosofano, si curano di morire, si esercitano a morire. Questo è Platone. Ora, guardate che da quando possiamo far cominciare storia della mistica in Occidente, poi ci sarebbe tutto il discorso dell'Oriente, ma lo mettiamo da parte. Tra l'altro poi coincide, in Occidente. E quindi andando a cercare, come dire, i maestri di questo cammino, cioè, io scopro che essi dicono la stessa cosa. Cercherò di spiegarlo in breve, lo dicono in un modo un po' diverso, non parlano di, come dire, esercizio di morte, esercitarsi a morire, dicono semplicemente distacco. Bueno, così parla, per esempio, uno dei più grandi filosofi, e insieme mistici dell'Occidente, di impronta platonica, che si chiama Plotino. Plotino dice che una cosa sola va fatta, va fatta, una sola cosa conta, distaccarsi da tutto. Ecco, il punto è che quello che Platone chiama filosofare, no? Rettamente filosofare, e dice che consiste in esercitarsi a morire. Esercitarsi a morire è assolutamente la stessa cosa del distaccarsi, dell'affaire, di ciò che è distacco a partire da Plotino e poi in tutta assolutamente la tradizione mistica, dove, ripeto, mistica va preso nel senso di universale, di razionale e non in quello appunto di visionario, estatico, sentimentale, perché io lì non mi ci metto, non c'entro. Il terreno quello è un terreno privato, dove ciascuno ha il suo mondo come il terreno del sogno. Ma questo può interessare, per carità, ma io sto cercando valore di verità. Se mi interessa, come ho detto l'altra volta, mi interessa la conoscenza quantomeno di me stesso, quindi non posso stare dietro a quello che ha visto un modo, quello che ha avuto la visione di un altro, eccetera, eccetera. Allora, se io invece appunto seguo
questo cammino dell'universale, cioè della ragione. Ciò che è vero, se è vero, non per me sì e per te no, non oggi sì e domani no, eccetera, ma è vero in quanto tale. Bene, se faccio questo, mi accorgo che il cammino, cioè il momento essenziale della riflessione, del pensare, del ragionare, del riflettere, dite come volete, è un cammino che è fatto di stacchi, di un toglier via. Quello che appunto, a cominciare da Platone e poi molto avanti anche nel mondo cristiano, anzi soprattutto nel mondo cristiano medievale, viene spesso chiamato morte, dove la morte vuol dire separazione, no? Morte per tradizione, separazione dell'anima e del corpo, un distacco, un togliere via. Togliere via cosa? Togliere via ciò che è inessenziale per cercare l'essenziale. È molto semplice. Come si deve, esempio che fa Plotino, appunto, come si deve trovare la propria statua, la statua che uno ha in mente, insomma, togliendo via il marmo che la ricopre, perché la statua è già presente nel blocco del mare. E si tratta di toglier via ciò che è superfluo per far apparire ciò che è. Oppure, altra immagine, come si deve toglier via la terra che ricopre una sorgente per far sì che la sorgente venga alla luce e getti la sua acqua, no? Che la sorgente c'è, è sempre lì, solo che se è coperta di terra non la vedo e non può gettare acqua. Oppure ancora, ma insomma, credo che siamo arrivati, io devo spogliarmi, devo togliere via le mie vesti, ciò che mi copre, se devo mostrarmi, diciamo così, come sono, no? Nudo, non come dire a fini erotici, ma per mostrare quello che sono davvero, anche come per esempio se devo farmi visitare dal dottore, no? Io non so, le vesti le adopro, le vesti le adopro e tra l'altro appunto sono accidentali. Ora c'è questo, l'altro c'è quest'altra, mi levo questa, mi metto un'altra, mi opro di più, mi opro di meno, ma non sono le vesti che, come dire, mi fanno. Io quello che sono, come dire, almeno come corpo, in quanto nulla. Ecco, il lavoro del pensare è il lavoro del andare all'essenziale e quindi sempre togliere via ciò che invece è superfluo. Un lavoro appunto di essenzializzazione. Quindi di questo è fatto il pensiero. Di questo è fatto il pensiero. Sì, ma anche come dire la mistica, certamente. Perché se mistica vuol dire la ricerca della verità, la ricerca dell'essenziale, diciamo innanzitutto di noi stessi, e poi si può dire anche di Dio, ma perché? Ma è evidente che la parola Dio, il concetto di Dio, se uno la guarda, lo guarda con attenzione, indica sempre ciò che noi riteniamo di più alto, di più valido, di più vero, il concetto o l'esperienza, insomma. Noi diamo il nome Dio, bene, a quel qualcosa nel quale riponiamo il sommo valore. Ecco, questo è. Quindi, parentesi, difatti
il principio biblico di non nominare il nome di Dio invano va molto bene anche per il mistico. Questo, come dire, continuo usare la parola Dio non piace, non piace, non piace. Però lo possiamo dire. Diciamo la verità, no? La mia ricerca della verità è che è prima di tutto la verità su cosa sono io, no? Qual è il primo principio che l'Apollo Delfico chiedeva? Conosci te stesso. Ogni conoscenza è di secondo piano rispetto a questo essenziale, se è possibile sapere chi tu sei. Allora, per conoscere me stesso, io devo togliere via ciò che non è sostanziale, non è essenziale, e vedere di trovare l'essenziale. Un cammino che appunto si percorre anche faticosamente, per questo la parola morte, su cui magari torniamo un'altra volta, che insomma, non è la più piacevole del mondo, no? Se stesso. La parola morte però è appropriata, perché c'è un dolore, c'è anche una sofferenza in questo togliere via. Mi spiego e poi chiudo per ora. Perché mentre non mi fa fatica appunto togliere via questa camicia per mettermi un altro, per scoprire il mio corpo nudo, mi è estremamente faticoso e direi doloroso togliere via dei concetti, dei pensieri a cui sono affezionato, che sono di varia natura, possono essere degli ideali anche politici, per carità, sorvolo su quelli magari secondari. Insomma, adesso io, la mia passione sportiva può essere molto forte, insomma, forse non lo è quanto quella politica, non lo so. Certamente, certamente i contenuti religiosi sono quelli, o tra quelli più profondi, quelli a cui siamo più affezionati. Forse perché ce li hanno dati, ce l'hanno inculcati nell'infanzia, può darsi sia così o per altri motivi, ma sta di fatto che il distacco, come dicono mistici medievali, no, il distacco da Dio è il distacco più duro e più difficile. Su questo io non ho dubbi. Mi ha fatto molta fatica, non sto parlando di me personalmente, sto facendo sì un esempio, un fitto. Mi ha fatto molta fatica prendere le distanze, so io, dal mio legame, non so, nazionale, certo, il mio legame, come dire, un'identità culturale, linguistica, eccetera, eccetera, o dai miei, tra virgolette, amori, no? Il mio legame a questa terra, forse più difficoltà di tutti, più dolore di tutti, e in questo senso la morte più dura da digerire è quella, appunto, nei confronti del divino. Quando Maestro Eckhart scrive, pronuncia, perché era un sermone, quella famosa frase, che tra l'altro fu salutata come grande segno di intelligenza da un personaggio che di solito non è considerato, come dire, un mistico, cioè Nietzsche, quando scrive «Prego Dio che mi liberi da Dio», beh, certamente nella sua paradossalità e anche in questa sua apparente contraddittorietà, no? Come prego Dio che mi liberi da Dio. E certamente significa che ci vuole proprio un profondo legame, un profondo paradossale legame verso l'assoluto, verso Dio, nel senso forte del termine, per togliere via, per liberarci di tutte le immagini che abbiamo avuto e che continuamente si ripropongono di
di Dio stesso, del divino stesso. E allora concludo questa chiacchierata con un'ultima notazione, molti di voi che hanno sentito, forse avranno raccolto. È chiaro che il mistico è potentemente rivoluzionario, anche, forse soprattutto, nell'ambito religioso. Nell'ambito religioso, e non a caso, nella storia della mistica, una bella quantità di personaggi maschi e femmine, insomma, sono finiti male, sono stati condannati, hanno subito censure, alcuni anche morte. Perché se sono stato chiaro, spero sì, insomma, quando si dice distaccarsi da tutto ciò che è accidentale, io devo avere il coraggio di riconoscere l'accidentalità anche, come dire, dei miei contenuti religiosi e distaccarmi da essi. Naturalmente questo dal punto di vista, che so io, dell'ortodossia e dal punto di vista di un'appartenenza religiosa, no? Cioè dove, soprattutto là dove, come dire, le chiese nel mondo cristiano, altrove poi la stessa sono le chiese, sono anche una struttura, e poi hanno avuto un potere, no? Sono legate al politico. Beh, cioè, tutto questo è rivoluzionario, tutto questo è eretico, quindi non meraviglia che appunto anche Maestro Eckhart, che come ho detto prima, ho già detto, insomma, è sicuramente la voce più alta della mistica in Occidente. Lui era un domenicano, quindi un membro di un ordine religioso medievale, cioè di origine medievale, che, come tutti sanno, aveva fatto era nato proprio sulla difesa dell'ortodossia, no? Bene, anche Meister Eckhart subì processo per eresia e subì la condanna non della persona, ma di molte sue tesi. Perché, appunto, concludo ribadendo il mistico che è il filosofo, e il filosofo è il mistico, siccome sono persone della ragione, della razionalità, sono, appunto, come dice la tradizione antica, la frase risale a Aristotele. Non riconosco.